Proseguiamo con l'editing delle note e delle informazioni MIDI attraverso altri due editor, che però vedremo un po' più velocemente perché richiedono un approfondimento maggiore che va un po' oltre il livello basic di questa prima stagione. Questi editor sono lo Score Editor e lo Step Editor. Lo Score Editor ci permette di gestire la maggior parte degli eventi MIDI attraverso l'interfaccia di una classica notazione musicale. Se il piano roll editor è più adatto in alcune situazioni o comunque più facile da usare per chi non padroneggia la notazione musicale, lo score editor invece è più adatto per chi viene da una formazione più classica e quindi riesce meglio ad esprimersi attraverso un pentagramma e comunque è utile anche per la produzione e la stampa di partiture musicali. Lo step editor invece visualizza le note e le informazioni di regioni MIDI sotto forma di barrette verticali su una griglia temporale. Permette di modificare la velocity e altre informazioni MIDI in maniera molto più rapida. Ma prima di andare oltre, ti sei iscritto al canale? Hai attivato le notifiche? Hai messo un like al video? Per aprire lo Score Editor, facciamo doppio clic sulla regione MIDI nella tracks area e clicchiamo su Score. Stessa cosa vale per tutte le altre modalità già viste per l'apertura dei vari editor. Per aprire invece lo Score Editor come finestra separata, vai dal menu Window, in cui troverai Open Score Editor. Lo Score Editor visualizza le regioni MIDI come notazione musicale, con le note, le pause e altri eventi MIDI come il sustain. È possibile aggiungere e modificare note o altri simboli musicali direttamente nello score. Anche i testi, i titoli o altre scritte possono essere incluse nella partitura. Possiamo controllare la visualizzazione dei singoli pentagrammi, estrarre parti della partitura, modificare il layout generale e stampare o esportare partiture complete o parziali. Al centro puoi vedere come di consueto l'area di lavoro, che in questo caso è dato dalla partitura, con la notazione musicale delle regioni o delle tracce di strumenti software selezionate. Se non ci sono elementi selezionati, vedrai nello Score Editor la partitura dell'intero brano. In alto c'è il consueto menu bar, il righello e la playhead. Nei tab degli inspector troviamo il Region Inspector con i controlli di visualizzazione delle regioni selezionate, tra i quali la regolazione della quantizzazione visiva. Poi troviamo l'Event Inspector per controllare le impostazioni per le singole note. E per finire il Part Box visualizza i simboli musicali che si possono aggiungere nella partitura. Diamo ora una rapida occhiata anche all'altro editor, lo Step Editor. Lo apriamo dal menu Window, Step Editor. Anche in questo editor ritroviamo gli elementi a cui siamo ormai abituati, con piccole differenze specifiche di questo editor. C'è il menu bar, il righello e la playhead. Nell'area centrale, sulla griglia temporale, troviamo la rappresentazione degli eventi MIDI ordinati sulle tracce orizzontali, che in questo caso si chiamano lane, corsie, che corrispondono alle singole note. Gli eventi MIDI sono rappresentati come barrette verticali, che in altezza rappresentano il valore, in questo caso della velocity, ma possono indicare anche altri valori. A sinistra troviamo l'inspector della regione e l'inspector dei lane. Qui si possono variare i valori delle singole note o selezionando più note col tasto Shift possiamo variare i valori simultaneamente. Ma se tracciamo il mouse senza premere Shift
cambiamo i valori delle note al semplice passaggio. Questa è una caratteristica che rende questo editor adatto per variare più rapidamente alcuni parametri MIDI. Per spostare invece le singole barrette dobbiamo usare qui il finger tool. Come dicevo, in questa prima stagione di livello basic non approfondirò ulteriormente questi due editor. Sicuramente ci torneremo su con delle stagioni dedicate per addentrarci nei meandri della notazione musicale e della gestione di eventi MIDI. Si conclude così il capitolo sugli editor MIDI di livello basic. Ci vediamo nel prossimo episodio per affrontare nuove entusiasmanti avventure.